Ciao a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi, come potete vedere, finalmente siamo arrivati su Arma 3. Ve l'avevo premesso nelle live, negli scorsi video e finalmente ci siamo, raga. Per chi non sa che cos'è Arma 3, è un gioco multimodalità, diciamo così, perché ci sono tante modalità, tanti server diversi, ma raga, il mio server è l'Artist Life Reloaded. Se non sbaglio, così si chiama. Ecco, qui c'è anche il sito ufficiale, così lo spammo un pochettino, www.aler.eu. Comunque ragazzi, è la simulazione della vita reale, così si può dire. Praticamente è un server dove c'è la mafia, dove ci sono diversi lavori, dove c'è tanto tanto divertimento. Come vedete c'ho già un po' di soldi, perché ve lo dissi già, è il server dove ho nerdato di più e soprattutto il server dove gioco assolutamente. Ultimamente non ho avuto molto tempo per nerdare, ma ci sto ritornando da un po' di tempo. Ok, dopo aver fatto i dovuti settaggi possiamo andare da qualche parte. Attiviamo il GPS e vediamo un po', raga. Oggi potremmo fare un po' il postino, giusto? Sarebbe bellino fare il postino. Vediamo un pochettino, raga. Intanto passa la grande gente, la polizia che insegue un altro. Oddio mio. Raga, vi ricordo che in questo server, per chi non lo sa, vada, vada. Ah, stanno inseguendo un carcerato, perfetto. Comunque ragazzi, vi ricordo, per chi non conosce bene questo gioco, praticamente si basa su giocatori reali. In che senso? La polizia non sono dei bot, come su GTA, per farvi capire. Sono delle vere persone che sono, diciamo, addestrate, tra virgolette, per questo lavoro. Per esempio, ci sono i mafiosi che sono davvero dei mafiosi, ci sono i medici che sono davvero dei medici. Infatti, in basso a destra potete notare che c'è 27 persone online, ci sono. Poi ci sono due poliziotti e due medici. Quindi vabbè raga, è tanta roba. Allora dove sono, voi direte? Luke, ma dove cacchio sei andato? Questo qui è colui che sarà il nostro capo. Quindi cliccando con la rotellina facciamo accetta spedizione. E adesso ci dice: ho un pacco da consegnare al DP 20, no 27, 7. Lo sbagliamo, 7. Perché se andiamo a quello 27 ci picchiano. Allora vediamo sulla mappa dove si trova il 27. Cioè il 7, scusatemi. Eccolo qui, si trova nella città di Attira, o Attira, non lo so se giramente. Non so nemmeno quanto è lontano, però mi sono segnato il punto. Vediamo, eccolo qua. Guardando dritto, 11,5 km, raga, ma io avendo la macchina da corsa posso correre. Inoltre ragazzi, vi ricordo che sto server ha anche delle sue regole. Infatti se volete entrarci, anzi vi ricordo anche che Arma 3 è un gioco che costa abbastanza, nonostante graficamente non è un botto. Oh, ok, il cursore che se ne va. Comunque stavo dicendo, costa un pochettino. Comunque per chi vuole entrare, raga, passate dal sito ufficiale, che è molto importante perché ci sono i regolamenti, tra cui, raga, infatti è vietato parlare di cose. Ecco, ho preso la multa, ho preso la multa. Comunque è vietato di parlare di cose al di fuori del gioco, della vita del gioco. Nel senso che se tu vuoi chiedere, poliziotto, con quale tasto della tastiera. Oh, questo è un quadro umano, segno. Scusi. Con quale tasto della tastiera devo, che ne so, estrarre l'arma? Lui tipo bannare. Cioè no, tipo, raga, vi bannano perché è vietato parlare di cose al di fuori. Mentre se volete chiedere vari comandi, eccetera, c'è la chat che aprite appunto con la sbarretta, diciamo. Aprite la chat e scrivete tutto quello che volete. Quindi mi raccomando, raga, leggete il regolamento, se no verrete bannati. Poi, ragazzi, se volete altri video su Arma 3, anche se dubito avrà molte. Mi piace, molte views. Comunque ci proveremo, per chi è interessato. Vorrei farvi vedere anche come processare il ferro, quanto costa il processo del ferro e tutte queste cose carine, che spero vi possano interessare, raga. Io voglio provare a portare giochi diversi. Oddio, intanto l'accelerata, io spero che non sia più alta della mia voce, perché fa molto. Che cazzo è successo, signore? Mettiamoci un attimo in prima persona. Ci abbiamo la macchina dietro. Allora, raga, dovete capire una cosa. Nella città dove eravamo prima, come avete visto, eravamo nella famosa zona protetta. Al di fuori da questa zona possono rapinarti, cioè la mafia può farti un posto di blocco. Ci sono tante cose da cui aver paura, sinceramente, perché se vi beccano. In questo caso io non ho soldi con me. Però se vi beccano sono molto rompiscatole. Tant'è vero, questo qui mi continua a suonare sperando che mi fermo, ma io non mi fermo manco se mi pagano. Aia. Se prendo troppi paletti, raga. Ciao bello! Ciao bello! Salut ma assurdne! Raga, oggi si va a lavorare come postino, ma qui dobbiamo seminare i rapinatori. Sono
sperando che non mi becchino, raga. Io adesso faccio così, faccio una bellissima curva, cerco di non fare incidente, anche se questo mi sta continuando a rompere i cosiddetti. Qui, raga, vincerà il miglior pilota. Vincerà il miglior pilota. E non me ne frega nulla, stronzo. Sì, raga, quando giochi a sto gioco deve avere un po' di adrenalina. Ah, ho fatto per sbaglio uno screen, va bene. Sì, bello. Bello. Che mi vuoi rapire a me? Ma sei proprio che uno stupido sei, oh. Madonna, raga, però un po' di ansia ce l'ho, perché adesso è da solo, ma di solito i vari clan mafiosi eccetera fanno dei veri e propri posti di blocco, ma in quel momento diventa tutto difficile. Raga, e oggi credo proprio che il postino non riusciamo a farlo, perché se ogni volta che usciamo dalla zona protetta ci sono questi qui, che purtroppo, raga, non è che puoi chiamarli bimbi minchia, ognuno c'ha, tra virgolette, il suo lavoro su sto gioco. Quindi sì, venite, eh. Non sono arrivato quasi in zona protetta, eh. Datemi le sculacciate. Fate se sono dietro. No, se ne sono andati, raga. Non è vero. Ci sono ancora. Attenzione, provo a non tagliarmi la strada. Ma sono evidentemente dei nabbi. Attenzione, ragazzi. Incredibile. Si passa oltre. Sì, raga, questi qua sono i più nabbi che abbia mai visto su sto gioco. Perché voi dite, Luke, ma è da solo, che cazzo può fare? No, raga, non è vero, mai nella vita. Perché anche se sei da solo. Suka! Anche se sei da solo, devi riuscire in qualche modo a rompere le pasque. Ah, ok, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Come non ci fosse un domani, la zona protetta è lì a due passi, raga. E il signorino l'ha preso in quel posto. E voilà. Voilà. Ho preso la multa, raga, masticato, devo pensare a scappare. Mo adesso per esempio va a darsi che rifenzo una protetta e comincia a dire, signore, le devo soltanto chiedere un'indica. Non è vero. Ok, quindi raga, se mi fate, se mi prova a rapinare eccetera, posso riportarlo anche sul sito e verrà prontamente arrestato. Quindi c'è un poliziotto a piedi. Forse magari i poliziotti ce lo fermano, quello che mi sculacciavo in un modo incredibile, raga. Comunque è stata un'emozione grandissima. Oh, ma sono ancora qua questi. Ah, ma è uno solo. Allora, raga, forse non voleva rapina. Forse la chiede semplice indicazioni. Beh, intanto un agente, cioè, signore, si riprendi. Ma non era un agente oltretutto. Vediamo, vediamo, raga. Questo scende, io parto, guardate, eh. Guardate che bastardo che sono. Attenzione. È salito un ragazzo in macchina, raga. Ma che gli facciamo fare a questo? Il giro della morte. Il giro della morte. Ah, raga, un'altra cosa devo dire di molto importante. Quando per caso state per uscire dal server o roba simile, l'importante è fare un'accusa. Ossia, chiudete la macchina. Ok, quello è sceso. Chiudete la macchina in modo che dopo 5 minuti la polizia la becca, la sequestra e ve la porta nel garage. Dovete pagare sempre una penale, raga, ma è un consiglio che vi do. Io comunque spero, raga, che l'audio si senta bene, perché comunque purtroppo i volumi del gioco sono molto alti, però l'ho abbassato in registrazione, quindi sono un sacco di manovre, speriamo che vada a bere. Madonna, ma questo mi vuole perseguitare, eh. E lo freghiamo. Però vedete, ragazzi, in chat scrivono, si può scappare dalla prigione. Queste cose in teoria non le puoi scrivere, però vi ripeto, la chat è al di fuori dal gioco, perché nel gioco se non ci avete un microfono è inutile giocare, perché se vi ferma la polizia, deve fare controlli, non potete parlare. Aiuto, signor, signora, vuole finire di inseguirmi, che qui è zona protetta. C'è la pula. Pula, pensateci voi. Un ragazzo chiama la pula. Semplice. Perché lui non può dire, il signor poliziotto, lo stavo seguendo da fuori cavalla, che è appunto la città, e l'ho visto così bella. Allora in quel momento lo può soltanto arrestare. Che sta facendo questo? Cioè, raga, sto cercando di capire, eh. Perdonatemi se questo primo episodio non è nessun lavoro, ma ho beccato questo. Che vuoi?
che comunque ragazzi gli episodi di Armatria durano tanto, saranno molto tagliati, ma durano tanto, quindi non posso neanche spezzettare. No, raga, cosa ho visto? C'è un Golgokart! Incredibile! Salve, medico! Ragazzi, i go-kart però sono un cacchio di DLC che si deve comprare, quindi Mi dispiace. non si comprerà mai un go-kart, però. Ok, poliziotti qui che non riescono a fare nemmeno manovra. Il medico che non mi taglia la strada, segnò che sennò devo andare a lei all'ospedale. Qui sicuro andrò a fare un romanzino a questi fermi. Posso passare, delicatamente? Grazie. Grazie, signor. Raga, quello si vuole parcheggiare vicino a me, ma io scappo. Io scappo più del... Oh, cazzo, c'era la pula, che scappo. Cioè, raga, stavo rischiando di prendere una multa davanti alla pula. Mi avrebbero tagliati i cosiddetti. Raga, sto bastardo mi ha rotto la macchina. No, raga, che infame. Gli farò pagare tutti i danni, signori. È ufficiale. Quei poliziotti mi vedranno con una macchina mezza andata. Speriamo che mi danno una mano loro. Salve, polizia, salve. Vabbè, ragazzi, io su questa scena con tante persone che parlano, spero che non mi parlano sopra. Volevo dirvi che come primo episodio penso che possa bastare. Non so mai quanto è durato, spero non troppo, però spero nemmeno troppo poco, raga, perché sinceramente tra tutto quello che è successo non so quanto è durato. In tal caso comunque vi invito a lasciare like per nuovi video su Arma 3, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!